Grazie a tutti. Ma poi prima di te, va. Adesso due cartelloni e poi c'è una piccola sorpresina, ma piccolina. Ogni tanto faccio delle cose extra, ma insomma. A te! Marco! Allora facciamo così, prima il verde, poi il giallo e poi il bianco, così. Resta con noi, non ci lascia. Sì, nel senso, li leggo tutti comunque, no? Tranquillo. Resta con noi, non ci lasciare mai e non lo farò, perché sei la nostra ragione. Grazie. Poi, Marco, vorrei che mi facessi un grande in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico. Anch'io quando finiva agosto, iniziava settembre, ma stavo di un male, ve lo giuro, tanti, tanti in bocca al lupo. Ma in che classe sei? Dai, sta per finire, ancora due anni scolastici, qui non pieni. Io odiavo i professori, ma non tutti, cioè nel senso, quelli che mi odiavano li odiavo anch'io. Allora, a te che non sarai mai solo perché non hai lasciato mai soli noi. Siamo orgogliosi di te, da sempre, per sempre, al tuo fianco, ti vogliamo bene. Grazie, anche io. Marco! Questo è veramente bello, lo sai? Che figo. Il sole si rifugia nel tuo sorriso, è bellissimo, guarda. Cioè, bellissimo, non in, cioè, bellissimo come l'hai fatto. Grazie. Marco! Leggo. Da Reggio a Cosenza fino a Potenza. Eh già, noi siamo anche qua. È vero. Aprire gli occhi e ritrovarti qui, Marco Carta, tu sarai la forza mia, grazie. Eccoci qua, gli altri leggiamo tra poco. Allora, il cuore muove, mi ha portato sotto diversi palchi, facendomi ascoltare tappa dopo tappa la crescita della tua mostruosa voce. Grazie. Questo è il segno che io ho di te. Ti voglio bene, Sara. Grazie, Sara. Grazie davvero. Il Veneto non manca mai. Il Veneto ogni tanto manca, eh? No, sto scherzando, S-C-H-E-R-Z-A-N-D-O-O-O-O. Allora, un popolo destinato a vincere un'unica guerra, oltre le cose che pensa e dice la gente, insieme arriveremo lontano, è vero. Le cause non sono mai perse, le perdere chi le vuole perdere, secondo me. Allora, se paper egiziano vuoi sembrare, ci devi solo domandare e così faraone potrei diventare, perché non lo sono già. No ragazzi, ma qua era una po'. Sì, ma non me la metto, devo essere troppo loffio. Aspettate un attimo, eh. No, mi dicono che sta male, non fa. No, ma sono ridicolo, ragazzi, no. No, dai. Però non mi scattate foto, me lo promettete? Dai, sicuro quelle. No, guarda quelli! No. Me l'avete promesso? Vabbè, voi togliete le macchinette e la faccio. Ah, questo è molto bello, grazie. Questo è un bel regalo. Chi ha fatto questo? Grazie mille, no, veramente. Allora, oggi un sacco di regali, ma forse mi state coccolando perché sono stato male? E mi state coccolando molto oggi? Allora, prometici che mai niente, nessuno te lo tirerà da noi, promesso. In questi mesi ci siamo consumati dalle emozioni che ci siamo dati, con la certezza che tanto altro ci aspetta. Grazie, vero? Grande. Ognuno di noi deve credere in qualcuno. Io credo immensamente in te. Minervino c'è. No, Minervino è qui vicino, fa che rima.
Murgia. Il burro di Minervino. Allora, il famoso burro. Allora, un'altra cosa. Io non, ogni tanto qualche concerto vado a vederlo, perché mi piace andare a vedere gli altri artisti. Però devo dire che non sono solo fortunato, perché voi fate tante belle coreografie, stelle filanti, palloncini e cartelloni. Ma il contenuto, quello che mi piace, è perché scrivete delle cose che non sono cose da ragazzi stupidi o ragazze stupide. Però sono delle cose molto intelligenti. E lottare per delle cause a me mi stimola tantissimo. Così. No, è vero, a me piace la competizione, non l'ho mai negato, quella sana ovviamente, ci abbia unito e fatto diventare quasi sorelle. Un grazie non basterebbe mai. Sono contento per voi. No, contentissimo. Però, nel senso, le amicizie poi vanno vissute anche nel tempo, però sono molto contento, giustamente. Ecco. Fino ad essere una cartina, sempre tu sei speciale, tu che dai un senso ai giorni miei. Tu con quel sorriso, tu con me le stelle del cielo, sei la mia vita. Tu sei presenza indispensabile. Grazie.